look. Devo andare a prendere pane. Ok, pane preso, si ritorna a casa. Sono passate un paio d'ore dall'ultima clip, ma sono state un paio d'ore molto produttive perché ho finito di editare un video e renderizzarlo e ho anche finito di fare un riassunto di economia che mi sta richiedendo tanto tempo. Il riassunto in questione è questo ed è praticamente il riassunto di tutte le slide, che sarebbe una sorta di riassunto del libro, non so come spiegarvi, vabbè, e niente. Questo era quanto, quindi adesso mi metto a registrare un video che probabilmente vedrete settimana prossima, martedì, o forse l'avete già visto venerdì e questo video sarà uscito martedì. Non lo so, sto ancora decidendo, vedremo presto e quindi niente, vi saluto, me ne vado a registrare il video e poi continuiamo anche con questo vlog. Ok, direi che possiamo scendere. Siamo vestiti, preparati, andiamo. Inizio a scendere, vado a buttare la spazzatura e vi spiego anche cosa stiamo andando a fare. La sicurezza prima di tutto. Ieri è stato il compleanno di questo tizio qua e quindi le dobbiamo andare a cambiare il regalo perché quello che gli hanno regalato non gli va. E andiamo poi a prendere un altro regalo per una mia zia e andiamo a fare un giro nei dintorni. L'abbiamo cambiato. Ora andiamo a vedere se sono arrivati i libri mia sorella. Troveremo i libri? No. Nel dubbio lo mandiamo ugualmente. È triste perché non sono arrivati. Tempo per un bel caffè. Sto aspettando mia mamma che scelga il regalo da fare a mia zia. Mia sorella sta tutta contenta perché si è comprato un giubbino, camonvaro, cosa era, un nez, non lo so, c'è un... boh. Ok, abbiamo preso il regalo a mia zia, abbiamo fatto anche il pit stop spesa, quindi direi che siamo a posto. Stiamo tornando a casa. Siamo arrivati. Sono a casa, quindi vado ad editare questa parte di video. Ci vediamo direttamente domani mattina. Buongiorno ragazzi e benvenuti in un nuovo giorno del vlog. Mi ero anche dimenticata in realtà che sto facendo un vlog, ma quelli sono altri dettagli. Comunque è il giorno dopo. E niente, stamattina c'era la prova intercorso di matematica. C'era il primo turno alle 9, ma non l'ho fatta perché in realtà non avevo intenzione di farla, anche perché non ho studiato niente e sapevo praticamente niente. Però
leggendo comunque le risposte che hanno mandato un po' sul gruppo, ho deciso di provarci comunque. Il problema è che non sono riuscita ad entrare nel primo turno e quindi ho chiesto al professore, insieme ad altri ragazzi che come me non l'avevano fatta, di poter fare un secondo turno e quindi alle 14 ho la prova intercorso di matematica e adesso è mezzogiorno. Tra l'altro mi sono adesso ricordata che dovrei fare anche economia, il riassunto che stavo continuando a fare, quindi mi sa che probabilmente adesso andrò a fare quello e mi sa che ci rivedremo direttamente per aggiornamenti dopo che avrò fatto il test di matematica per farvi sapere com'è andata. Niente raga, ho appena finito la prova di matematica e sto ridendo, ma sto ridendo non perché sia andata bene, tutt'altro motivo, siete pronti? 2 risposte corrette su 10, il punteggio 0,67 su un massimo di 10. Cioè raga, che schifo, che schifo, che merda. Bene, se voglio passare la seconda devo prendere 10 tipo. Mannaggia a me. Comunque ho ripreso da qualche giorno a fare live su Twitch e cerco di fare almeno un'oretta di live al giorno, più o meno, un giorno sì, un giorno no, comunque quando ho tempo e quando voglia, per giocare un po' insieme a voi. Infatti stavamo giocando ad Among Us fino a poco tempo fa e sto continuando adesso, ma fra 15 minuti stacco. Oh, sono pulite e profumate, eppure sento di aver dimenticato qualcosa. Ah già, le conclusioni del vlog, madonna. Adesso mi tocca farle in pigiama. Ebbene ragazzi, dopo quest'ultima scenetta direi che possiamo concludere questo vlog. Mi scuso se questa giornata non è stata interessante come quella di ieri, o comunque non è stata interessante in generale, ma questo video era per farvi comunque vedere un po' della mia vita quotidiana. Alla fine i vlog io li uso per questo più che altro, o per raccontarvi un'esperienza o per farvi vedere comunque quello che faccio giornalmente. Spero che questo video vi sia piaciuto e se ancora non l'avete fatto vi invito a seguire il blog che trovate sotto nella descrizione, perché poco fa ho pubblicato un articolo in merito all'esame che ho fatto prima. Quindi niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, se così è stato mi lasciate un bel pollice in su, commentare, iscrivervi al canale se ancora l'hai fatto e noi ci vediamo prossimamente nei prossimi video, sempre qua sul canale. Bella!